Per garantire la crescita della regione Abruzzo occorre investire sulle infrastrutture, è tornato a ribadirlo ancora una volta il presidente dell'Osservatorio sulle infrastrutture, Stefano Cianciotta. Secondo me quello che l'Abruzzo deve fare in questo momento è rendere competitiva ancora di più la sua industria, perché l'industria abruzzese attraverso l'export è un'industria che determina un'incidenza notevole sul PIL. L'Abruzzo è la seconda regione italiana per incidenza dell'automotive in termini di export, fatto salvo quasi il 60% realizzato dall'export in relazione all'automotive, quindi quel tipo di segmento industriale che è ubicato nella Val di Sangro ha necessità di avere hub strategici, e quindi l'investimento, secondo me, sul quale l'Abruzzo dovrebbe concentrare i prossimi anni è sviluppare la portualità per realizzare le zone economiche speciali. Oggettivamente il porto di Vasto ha aumentato il carico nei primi mesi dell'anno, io credo che abbia tutte le condizioni, anche perché non solo ci sono i finanziamenti del Master Plan, ma ci sono anche 20 milioni di euro già messi da RFI che sta realizzando una struttura a supporto della banchina per diventare un grande hub di quell'area dell'Abruzzo che guarda anche però agli investimenti del Molise. Collegamento su rotaia per Roma è stato richiesto, ribadito, non ha senso secondo lei? Secondo me no, perché la spesa è molto ingente, peraltro a fronte di una progettualità complicata perché l'orografia del territorio presuppone appunto che debba essere realizzata una infrastruttura sulla quale peraltro poi bisogna vedere quanto in termini di benefici ricadrà per l'Abruzzo, perché in questo momento l'infrastruttura Pescara-Roma, che impiega 4 ore, potrebbe essere abbassata di un'ulteriore ora. Oggettivamente 3 ore non è concorrenziale con gli altri mezzi che in questo momento fanno raggiungere Pescara-Roma.